la parola opportunità. Da una tragedia ne avremmo fatto a meno, nasce il Festival di Sabir. Anche questa è un'opportunità, perché è nato un format che ha aperto spazi, costruito ponti, fornito opportunità per approfondire conoscenza, connessioni, mix di te e dialogo. Funzione pedagogica di un fenomeno, quello migratorio, che in Italia ma nell'Unione Europea è stato sempre agito con approcci difensivi, securitari, emergenziali e riparativi. Un fenomeno irreversibile, sempre però affrontato come fatto episodico. Le mobilitazioni ci sono e ci saranno e cresceranno. Oggi migrano 281 milioni di persone. È tempo quindi di riconoscere e valorizzare le opportunità, perché l'estensione, la qualità, la quantità del processo sono tali da richiedere una soluzione complessiva al nostro sistema di convivenza. Un fenomeno spesso agito con le paure, i luoghi comuni, gli approcci e le scelte immorali, ancorché incostituzionali, sentimenti xenofobi, elementi che rischiano di indebolire la coesione sociale, di favorire l'immigrazione irregolare, il trafficking, di compromettere i salvataggi in danno della vita, di azzerare i valori, i principi di solidarietà, di convivenza, di accoglienza fondativi dell'Europa. E allora, per ritornare alla parola opportunità, per cambiare questo racconto forniamo dei piccoli dati importanti. Dal punto di vista economico e fiscale, sono più di 2 milioni e mezzo gli immigrati che lavorano da regolari in Italia, producono 150 miliardi di ricchezza, il 9% del PIL, pagano oltre 7 miliardi di IRPEF, versano contributi previdenziali per 11 miliardi che ci consentono di pagare 600.000 pensioni agli italiani. Il saldo tra gettito fiscale e contributivo e la spesa pubblica segna un saldo attivo, più 1,8 miliardi. Spesso sono anche protagonisti di intrapresa, sono l'11% delle imprese registrate nel registro delle camere di commercio, le imprese guidate da immigrati. L'immigrazione è una mano santa anche per l'aspetto demografico, in un'Europa molto agile, dove potrebbe essere poco bello, poco utile, poco interessante rigenerarsi, e non mi accanto sulla qualità della democrazia. All'inizio del Novecento nel mondo 1 su 4 era europeo, nel 2050 lo sarà 1 su 14, e i 10 paesi con età media meno di 20 anni saranno tutti africani. Vado alla conclusione. Il contributo culturale, artistico, il mix di te che i migranti apportano all'Unione Europea, le pluralità culturali arricchiscono il tessuto sociale con creatività e innovazione, le tradizioni, la cucina, le arti di diverse culture possono favorire un ambiente più vibrante e inclusivo, e ce lo auguriamo.